Diceva mia zia: pietà per il mio corpo miserabile che è pieno di confusione e di turbamento, pietà, diceva mia zia, che nel quartiere era considerata una maga. I suoi seguaci la seguivano devotamente. Mia zia pregava in forma di incantesimo, rivolta a una sua divinità di cui non ricordo il nome, perché è troppo difficile. I miei dubbi sull'attività di mia zia palpitavano veloci ogni volta che l'andavo a trovare. Lampide intuizioni si incendiavano mentre stavo per addormentarmi, ma la mia ignoranza sul perché della vita continuava a regnare solenne. Decisi di andare da uno psicanalista. Ecco la mente, l'arrogante presenza colta della mente, la violenta intrusa che vuole curare la mente con la mente, pensai all'inizio. E in effetti, orde di parole si rovesciarono per circa 3 mesi da me verso lo psicanalista che mi ascoltava e mi faceva domande, mentre la mia coscienza rimbombava insoddisfatta dentro di me. Un giorno gli chiesi: «Dottore, i miei istinti sono in relazione col mio sentire?» E lui inaspettatamente e finalmente mi rispose: «Gli istinti si manifestano strettamente con il nostro sentire. Ci accompagnano dai mondi inferiori e continuano nel mondo umano, controllati dalla ragione. Dottore, come mai mi parla come non mi ha mai parlato?» «Perché ho capito che tu, per stare meglio, hai bisogno di altre cose che non partano dalla mente, ed ho deciso di dirtele.» «Continua»,